Parliamo con forza su questo servizio perché è stato un servizio che è stato creato ed è nato con il Calcit, grazie alla donazione della PET 10 anni fa. E ovviamente non vediamo le motivazioni razionali per cui da unità complessa, che ha tutte, secondo me, e che secondo anche diciamo, dati obiettivi, ha tutte le caratteristiche di essere una complessa, viene diciamo, oggi nel nuovo organigramma portata a un'età semplice. È il Calcit a lanciare l'allarme riguardo alla medicina nucleare di Arezzo, declassata da unità operativa complessa a unità semplice. Un servizio che sottolinea il Comitato Aretino dispone della PET-TAC, acquistata con i soldi dei cittadini e pagata 2 milioni di euro, e che esegue ogni anno circa 1700 esami, di cui 500 su pazienti provenienti da fuori provincia o regione. E i rischi diciamo, sono che ovviamente nel tempo ci potrebbe essere un abbassamento di qualità, una diminuzione di personale e sicuramente non un aumento anche della produttività, perché quando poi la macchina diciamo, non ce l'hai più, perché questo potrebbe succedere, perché fra 5 anni magari anziché avere una macchina possono dirti va bene, facciamo in service e te ovviamente hai meno professionalità, hai meno possibilità di implementare tutto qui. Ecco, Arezzo è declassato unità semplice, l'unità complessa rimane a Siena. C'è il rischio che la PET donata dagli aretini possa comunque passare a Siena? No, la PET di Arezzo non la muove nessuno, però può succedere che fra un po' di anni, quando anche la PET di Arezzo dovrà in qualche maniera essere o sostituita oppure può anche darsi che anziché sostituire la PET ti facciano un service e così allora te sarai definitivamente diciamo sminuito. Ecco. Qual è il vostro appello a chi lo rivolgete? Ma prima di tutto al sindaco di Arezzo perché rappresenta i cittadini di Arezzo e ovviamente deve difendere quello che succede ad Arezzo. Poi anche a chi viene eletto con i voti dei cittadini, perché vengono eletti per rappresentare gli interessi dei cittadini, perciò si devono muovere. E in ultimo anche diciamo, alla direzione aziendale, ma anche alla regione, di ammettere che forse in questo caso hanno sbagliato la valutazione di Arezzo, non hanno tenuto presente l'eccezionalità di Arezzo, che i cittadini, voglio dire, da 38 anni si sacrificano per avere i servizi, perciò è stato un errore di valutazione e lo ammettano e anche se le regole si devono rispettare, però a tutte le regole ci sono delle eccezioni e Arezzo deve essere un'eccezione. Si chiede di fare un passo indietro? Sì, certo, non ci sono altre alternative.